Andiamo al terzo atto. Ehi, hey, figliolo, Ciao. sono papà. Chi l'avrebbe mai detto, padre? Amico, sono Cal. Allora, ci sarà di nuovo il sindaco nel mezzo, molto probabilmente. Andiamo per ordini Ehi, hey, come siamo andati l'altra sto volta. aiutando gli operai al conservificio, siamo bloccati. Arrivo, papà. Arrivo. È il cibo, Oh. Flint. Va tutto a rotoli. Stai Ma va? calmo, papà. Pensa a qualcosa di bello. Tre armi. È vero che in questa Forchetta sezione avevamo magica! detto che saremmo aumentate la quantità di armi. Venite a me. Morirai nella lava. Esatto. Operazione Avocado! Flint, tu e i controlli. È il Allora. cibo, Flint. Va tutto a rotoli. Stai calmo, papà. Pensa a qualcosa di bello. Vieni. No, 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 no. Stai calmo. Yeah. Aspetta un secondo. È una mia impressione o adesso Forchetta matica! l'arma fa danno a, Ciao! come si dice, ad aria. Ok. Non volevo buttarla di sotto io, però vabbè. Blu. No. Polverizzazione! Dio mio, ma ho tagliato. Blu. Ho tagliato a metà quegli orsetti lanciandogli addosso una carota. Forchetta matica! No, ecco fatto. Ok, come raggiungo questo? Forse, Oh! vediamo. Vediamo se la mia idea è giusta. No, vieni qui. Yeah! Oh, calmo. Oh! Questa cacchio di cosa Ah! piccante. Dannazione. Ah, va bene, aspetta. Ponte burroso attivato! Ponte burroso. Facciamo così, ecco, esatto. Va bene, è una Ponte burroso soluzione. attivato! Non è quella che avrei scelto io, ma ha funzionato, no? Permettimi! No, 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 Yippee! no, porca puttana, Flint. Tu e i salti, Oh! due mondi che non si incontrano. Yeah! Vediamo. Oh, dannazione. Allora, non ci si arriva. Aspetta, però. Vediamo se riusciamo. No, non riusciamo a fregare il sistema. Vediamo se. Ecco fatto. Megatirapugno! Allora, o crepiamo in questo momento e ci ricarichiamo la vita perché tanto. Sì. Morire comunque ci ridà energia. Oppure. Ed ecco qua. Non brucia. Posso tornare indietro. Io mi butterei nel Wow! cili piccante e ricomincerei da dove abbiamo lasciato. Però sti cetrioli, portiamoceli Forchetta matica! Trasporto! dietro almeno un paio. Vediamo se ci possono essere utili. Direi di no. Va bene. Vediamo qua sotto se c'è qualcosa. C'è una carota. Affettorama! Dio mio, Affettorama! sta cosa qua della carota è troppo. Va bene tutto. E sciò. Ecco fatto. Ok, con calma. Sì, credo che adesso non Belli mi orsetti! ecco, siamo morti in aria. Non mi ricordo, come dicevo, se Mega tirapugno! questa cosa qui dell'attacco Forchetta d'aria già la matica! faceva prima o no? In ogni Ciao! caso, Blu! ecco fatto. Allora, beccatevi Aderenza persa! questo. Dio Bam. mio. A me piace troppo come fa sto Oh! effetto alla Kill Bill, tipo che lancia ste Allarme cacchio di zoppetio! dischi e li taglia a metà. Ma ancora vivi Wow! siete? Affettorama! Credo di averli uccisi tutti. Cioè, nel senso, credo di aver finito i colpi più che altro. Permettimi! Allora, calma. Trasporto! No, Flint, devi metterlo più in alto, per Trasporto favore. attivato! Tipo, vabbè. Va bene anche qua, dai. Uno, Ciak! due, uno, no. Va bene. Oh! Se lo fai anche in automatico, mi fai contento lo stesso. Me ne serve ancora uno, forse addirittura tutti e Conficcare! due. Ma credo che in realtà me ne basti uno.
No. Ecco fatto. Già 10 su 30. Ecco fatto. Mi sa che questo livello... Non lo so, ho la sensazione... Sbriciolamento! Che non lo prendiamo, non li prendiamo tutti. Allora, calmi tutti. Forchetta matica! Però forse... aspetta Colt un attimo. Elettrico! Forchetta matica! Non riesco a colpire il melograno. E invece alla fine ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Elevazione! Vai avanti. Elevazione! Oh! Allora, calmi tutti, vediamo se... Ecco qua. Ecco fatto. Questo mi riporta anche di sotto. Conficcare. Beh, in realtà potrei... Ecco, esatto. Voilà. Lanciarmi di sotto che va bene uguale. Ecco qua. Perfetto. Stavo per lanciarmi di sotto io, veramente. Elevazione! Devo capire come arrivare lì. Aspetta. Fammi provare. Non sono sicuro, ma fammi provare. No, più in alto. No, eh. Allora, aspetta. Mi provo a buttare di sotto per tentarla. Perché non vorrei fare una cavolata, ma secondo me... Mega tirapugno! No, invece no. Pensavo che più in alto colpisci la carota tagliata, più effettivamente riuscivi a colpire bersagli più in alto, ma non è così, non è la soluzione giusta. Ecco qua, niente più melograno. Va bene, proseguiamo. Forchetta matica! Da questa parte ora. Ecco fatto. Colt elettrico! Mi serve però, aspetta un attimo, mi sa che mi serve il cetriolo per riuscire a passare, vero? E abbiamo preso un trofeo senza neanche sapere quale. Oh, calmi. Ecco qua. È alquanto soddisfacente, non so spiegarmi neanche io il perché. Oh! Tagliuzzare sti orsetti è soddisfacente. Venite qui. Meglio orsetti. Meglio orsetti comusi. Allora, aspetta. Trasparto no, non attivato. Credo che neanche... Non lo so. È molto confuso nei... Permettimi. Nei puzzle, diciamo. Rilocalizzazione iniziata. Non è ben chiaro sempre dove tu debba andare. Permettimi. Perché magari sotto un certo punto di vista non è neanche sbagliato. Nel senso, dare sempre la soluzione anche in un gioco tecnicamente per bambini. Comunque non è... Rilocalizzazione iniziata. Che comunque gli mangi via un po' di sfida. Però rilocalizzazione iniziata. In particolare trasporto. Ha un concetto molto strano di puzzle. Per esempio, io in questo momento non ho idea se quello che sto facendo potrebbe servire radunarsi effettivamente a qualcosa. E a questo punto ne dubito quasi. Boink. Vediamo, ecco, niente. Vediamo se con un cetriolo ci basta. Sì, perfetto. Affettorama! Ecco qua, non mi serviva però. Ehi, non si dice mai di no. Ok, io dove devo andare in tutta questa situazione? Aderenza persa! È l'unica risposta che ancora non ho. In teoria penso a questo punto di qua. Elevazione! 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 Forse devo salire sul tetto. Può essere. No, non è la soluzione. Forchetta matica. A meno che non dovessi usare il cetriolo per salire qua sopra, ma trasparto attivato. Ne dubito. Radunarsi. Ma cacchio devo andare io? Vi giuro che in questo momento ho una sincera operazione avocado. Confusione. Allora, a parte che questo, chi l'aveva visto? Partiamo da questo presupposto. E no, l'unico punto che mi viene in mente è che io devo andare di lì a sinistra, ma... Boh, proviamo a portare su un pezzo di cetriolo, magari. Elevazione! Ci serve per salire di sopra, non lo so. Inforcazione! Vediamo. Sì, dovevo salire di sopra. Ottimo.
buono da sapersi. Il... Siamo in ostaggio, Flint. Porca, non possiamo muoverci. Ci sono quasi, papà. Siete impaninati. Ok, non volevo cadere di guaio. Dicevo, continuiamo da questa parte. Però vorrei tornare indietro. Ecco, qua forse... Ok, aspetta, forse dove ci sono le lettere ancora intatte posso nascondermi. No, ti prego, non dirmi che devo portare un'altra nocciolina, un altro cetriolo anche qui. Ti prego, dimmi che c'è qualche oggetto che io posso raccogliere da qua, perché... Porca... Ah, beh, c'è il... c'è l'hamburger. Pulverizzato! Ecco qua. Certo che spostare un hamburger mentre altri hamburger cercano di menarci suona quasi come se l'avessi preso in ostaggio, che continua a menarlo. Forza, dimmi dove si nascondono i panini e i ribelli. Aia. Visto? La ribellione ha iniziato a colpire. Forza applicata! La revolution sta iniziata, signor. Ancora altri 9. Lì ci sono altri orsetti che stanno facendo la loro rivoluzione. Ecco qua. Flint, il cibo vuole acchiappare gli operai. Scatolavamo solo sardine. È ora dell'operazione sottosale, papà. Ma stai zitto, Flint, ti prego. Ecco qua. Colpire quel melograno ha portato a qualche risultato alla fine. Siamo, abbiamo detto, 20... Passa, Flint. 24, giusto? Guarda il padre intanto. Mamma mia. 20... No, 13 operai da salvare. Ecco qua. Un'altra pulverizzato. Patatina al formaggio. Scusatemi. Ma guarda un po', degli orsetti bianchi. Allora, magari sono io scemo. Ruota! Ma gira. Non ho mai capito che gusto dovrebbe essere la caramella degli orsetti bianchi. Affettorama! Ecco fatto. Affettorama! Ecco fatto, addio. Ha preferito la via più difficile. C'è qualcosa che può fermare il ragazzo. C'è qualcosa che può fermare il ragazzo? Automatica. Non lo so, se me lo dici con un tono un po' più convinto, magari ti rispondo. Colt elettrico! Allora, aspetta. 1, 2 e 3. Mega tirapugno! Dai. Perfetto, addio al melograno. Colt elettrico! Andiamo a distruggere anche... Dov'è Steve quando mi serve? Ehi, Steve è nel multigiocatore e non verrà perché io non ho amici con cui giocare a Contest Choc. Dov'è Vieni Steve qua. Quando mi serve? Io vi devasto l'esistenza con questo coltello elettrico. Che poi, se la vedi in un altro contesto... No. Tira pugno! Stavamo per fargli il livello per una patatina, Dio mio. Meno male che ho avuto quel secondo extra. Possiamo tornare al lavoro. Già, al lavoro! Già, al lavoro! Grazie per le tue parole, papà. Ma sembra che continui a piovere. Non lo so. Dillo a quell'hamburger che sta cadendo al cielo. Vediamo, possiamo potenziare un'arma? Perfetto. Che arma potenziamo? Non lo so. Quali armi sono rimaste da potenziare? Il Colt elettrico è questo qua. Allora, io punterei sul Colt elettrico. Perché mi sembra molto più utile rispetto al tirapugno alla fine. E vediamo il nuovo pezzo sbloccato. Un pezzo blu a caso in fondo. Va bene.